Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Due settimane fa, nel primo video della serie dedicata ai giocatori, abbiamo discusso su quanto sia sbagliato dichiarare azioni con la motivazione che è quello che farebbe il mio personaggio. Questa settimana andiamo avanti con l'argomento e vediamo appunto quello che il vostro personaggio invece dovrebbe fare. Prima di andare avanti però una comunicazione di servizio. L'ultima settimana di ottobre, cioè tra 3 settimane se ho caricato correttamente questo video, ci sarà lo speciale per il compleanno del canale. Oramai è una tradizione, quelli che sono arrivati nuovi durante quest'estate probabilmente non lo sanno, ma per tutti gli altri, anche quest'anno, oramai come tutti gli altri anni, ho intenzione di raccogliere tutte le vostre domande per quanto riguarda il gioco di ruolo e anche non il gioco di ruolo e poi rispondere tutte nel video del compleanno. Quindi, se volete farmi qualche domanda specifica su qualche argomento specifico che non abbiamo ancora affrontato, che non c'entra direttamente con gli argomenti del canale, scrivetemele nei commenti. Io ho bisogno di qualche settimana per raccogliere, poi leggerò. Chi prima scrive, più possibilità di essere risposto. Detto questo, torniamo a noi. 2 settimane fa io mi sono tenuto molto vago perché volevo che quel video si concentrasse su alcuni concetti. Però effettivamente dire che una cosa non va fatta senza dire che cosa va invece fatto è intellettualmente disonesto. Quindi questa settimana, come ho detto, andiamo avanti col discorso e vediamo di mettere assieme un po' di consigli su cosa sarebbe meglio facesse il vostro personaggio. Questo sarà un video decisamente lungo, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con i consigli. La prima cosa a cui dovete pensare ancora prima che il gioco sia iniziato è quale sia effettivamente il personaggio che voi volete portare al tavolo. C'è un luogo comune che è quello di dire che nel gioco di ruolo tu puoi fare tutto quello che vuoi. Ora, in linea generale questo è vero, perché qualunque cosa vi piacerebbe impersonare molto probabilmente esiste un gioco di ruolo che vi permetterà di fare esattamente quello. Non necessariamente, però, è il gioco di ruolo a cui state giocando ora con questo personaggio. Il master dovrebbe dirvi qual è il gioco e, almeno in caratteri generali, quale sarà lo scopo della quest o della campagna. Nel caso non lo faccia, insistete che ve lo faccia sapere e poi create di conseguenza un personaggio che abbia scopi e motivazioni compatibili con quella che è l'ambientazione e la trama della storia. Se la quest prevede che un gruppo di eroi vada a sconfiggere i draghi, fate un personaggio che sia interessato a sconfiggere i draghi, che sia un nobile cavaliere che lo fa per difendere i popolani, che sia un mercenario che fa perché lo pagano, che sia un malvagio stregone che vuole usare la pelle dei draghi per fare la pozione dell'immortalità, poco importa. L'importante è che il vostro personaggio abbia un forte interesse nel fare quello che la quest prevede di fare, cioè sconfiggere i draghi. Allo stesso modo, molti dei giochi di ruolo, principalmente dei giochi di ruolo tradizionali, ma non solo, prevedono che i giocatori agiscano come gruppo. Anche in questo caso fate in modo che il vostro personaggio abbia degli effettivi motivi per giocare e per agire insieme ai personaggi e agli altri giocatori. Consultatevi ovviamente tutti insieme e create una squadra di personaggi che abbia senso che agiscano assieme e che siano anche propensi a farlo. Questo non vuol dire che i personaggi devono essere per forza i migliori amici nel mondo tra di loro, anzi, magari avere personaggi con punti di vista, opinioni discordanti potrebbe essere interessante poi dal punto di vista dell'interpretazione, dell'interazione tra questi personaggi, ma
portare al tavolo un gruppo di gente che si detesta a vicenda e non fa altro che mettersi i bastoni tra le ruote l'uno con l'altro, cercare di accoltellarsi nel sonno o comunque impedire agli altri di fare quello che vogliono fare, semplicemente è deleterio per la quest. Riassumiamo e diciamo che potete fare qualunque personaggio vogliate, fin tanto che sia coerente con l'ambientazione e abbia una motivazione che gli permetta di andare a completare la quest insieme agli altri personaggi che verranno presentati. A questo punto, una volta che il gioco è effettivamente partito, se avete costruito un personaggio coerente, dovreste già avere molti pochi problemi perché il personaggio sarà naturalmente portato a fare le scelte migliori per quella che sarà la quest. Questo però non vuol dire che non dobbiate più prendere decisioni. Quando dovete farlo, pensate a quali potrebbero essere gli esiti della vostra decisione. E evitate sempre di prendere la strada che potrebbe portare a un blocco della narrazione. Questa è una cosa apparentemente ovvia, ma che viene spesso ignorata. Ne avevamo anche già parlato precedentemente nel video sulla sospensione dell'incredulità. Però, diciamo in parole povere, se a me venisse chiesto se voglio andare a esplorare la foresta maledetta della morte assicurata, direi di no e resterei a casa mia. Perché io sono una persona reale, il personaggio di un gioco di ruolo, no, la scelta migliore per lui sarebbe quella di andare a esplorare la foresta della morte assicurata, perché quella è la cosa più interessante da fare all'interno del gioco e non sicuramente restare a casa sua, che è qualcosa che probabilmente normalmente già fate in linea più generale, dato che la maggior parte degli avventurieri, esploratori o come volete chiamarla, nella maggior parte dei giochi, arrivati a un certo punto, hanno talmente tanti soldi e potere personale che potrebbero semplicemente campare in rendita per il resto della loro vita, ma invece continuano ad andare all'avventura. In linea generale, comunque, non evitate mai di fare cose che potrebbero avere risvolti interessanti, per quanto possano essere bizzarre, e prima scegliete la strada che secondo voi sarà più interessante per la storia e a posteriori giustificate la scelta in base al personaggio che avete costruito. Altra situazione in cui ho visto molto spesso alcuni giocatori cercare di trainare a forza la storia è quella di fare in modo che il vostro personaggio prenda decisioni e agisca in modo di portare il tutto a una situazione che sarà bloccante per gli altri personaggi e di conseguenza escluderà i relativi giocatori dalla scena. Ora, è perfettamente normale che non sempre tutti i personaggi possano essere presenti in scena e non sempre tutti i giocatori debbano avere la stessa capacità di influenzare una determinata scena. Anzi, anche in questo caso, molti giochi ruolo tradizionali sono pensati per un party di specialisti, quindi magari il classico momento in cui in Cyberpunk il Netrunner deve hackerare la rete e per una buona parte di tempo lui sarà l'unico a poter effettivamente giocare mentre gli altri lo guardano. Di per sé questa non è una cosa intrinsecamente negativa, gli altri possono comunque contribuire al dialogo anche se i loro personaggi non sono in scena, ma evitate di allungare o creare artificialmente situazioni del genere quando è necessario. Se quando il party si trova di fronte alla porta chiusa di Dungeons & Dragons e il ladro è l'unico che riesce a assinarla, ci sarà qualche minuto in cui il ladro fondamentalmente sarà il protagonista della scena e il resto del party, più che fare la guardia e assicurarsi che non arrivi nessuno, non può fare. Questo sicuramente è tollerabile. Che poi il ladro, quando il party va a dormire, decida di uscire dalla locanda per vivere fantastiche avventure rapinando case in giro per la città e monopolizzando il gioco solo con il suo personaggio per un'ora, ovviamente no. Fate in modo che qualunque vostra scelta e qualunque iniziativa prenda il personaggio, questa possa essere condivisa con tutti gli altri personaggi, o almeno con la maggior parte degli altri personaggi,
a costo anche di fermare il gioco, spiegare agli altri che cosa avete in mente, master compreso, e poi discutere tutte assieme su come sarebbe possibile rendere questa cosa parimenti interessante per tutti quelli al tavolo. E se non ci fosse un modo per farlo, semplicemente quella scelta è sbagliata e non va fatta. Questo ovviamente però non vuol dire che a meno che tutti gli altri personaggi vengano coinvolti, allora non si può fare niente. Se, come abbiamo detto all'inizio, i personaggi sono stati creati assieme in modo che siano coerenti con l'ambientazione e funzionali tra di loro, la situazione dovrebbe essere molto rara. Ma nel caso il party abbia deciso per la maggioranza che vuole fare qualcosa, vuole intraprendere un determinato percorso che per qualche motivo non avrebbe alcun senso che il vostro personaggio condividesse o che facesse insieme a loro, a questo punto è perfettamente legittimo che voi escludiate voi stessi. Se tutto il party vuole andare a fare una rapina in banca, ma voi giocate il poliziotto, quindi evidentemente non è il caso che voi partecipiate alla rapina, trovate un motivo per cui quella volta il vostro personaggio non è insieme ai restanti membri del party. Detta in maniera molto esplicita, il vostro divertimento non deve mai andare a discapito del divertimento degli altri. Nel caso potete comunque prendere accordi per il master per giocare un altro personaggio per quelle sessioni o magari giocare un PNG importante per quel ramo di quest, senza contare il fatto che non è che se il vostro personaggio non è in scena in quel momento, voi come giocatore siate costretto a stare seduto, zitto e muto in un angolino. Potete comunque partecipare al party anche se non avete un personaggio che interagisce con l'ambiente di gioco. Potenzialmente ci sarebbero altri centinaia di consigli da dare, ma diciamo che per oggi ci fermiamo qua, l'abbiamo già tirata troppo a lungo. Ovviamente, se pensate che ci sia qualcosa di altrettanto importante che non ho detto, scrivetelo sotto nei commenti in modo che tutti quanti lo leggano e ovviamente scrivetemi anche eventuali dubbi o perplessità su quello che ho detto, ma anche le domande per lo speciale del compleanno se ne avete. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.